Questa è una novena speciale che sarà pregata da oggi in tutto il mondo per iniziativa del Cardinale Burke. È una novena di 9 mesi con inizio martedì 12 marzo e conclusione giovedì 12 dicembre 2024. 9 mesi di novena e solenne affidamento e consacrazione alla Madonna il 12 dicembre nella festa di Nostra Signora di Guadalupe. Si prega una sola volta al mese per 9 mesi, il 12 marzo primo giorno, 12 aprile secondo giorno, 12 maggio terzo giorno e così via. Non è un mistero che quelli attuali sono tempi particolarmente tribolati. I prossimi mesi saranno un'occasione per una grazia tremenda e come un grande esercito della Vergine Maria saremo tutti uniti nel cuore con il cuore immacolato della Vergine di Guadalupe, nostra Beata Madre, nel Sacro Cuore del suo Divin Figlio, nostro Signore e Salvatore. Era un'epoca molto simile alla nostra, quando la Madonna apparve per la prima volta a San Juan Diego circa 500 anni fa. Di nuovo, siamo alle prese con malattie, guerra e una profonda confusione spirituale. Di nuovo, molte povere anime sono tentate di temere che ogni speranza sia perduta. Ma non siamo chiamati ad aver paura contro le prove del nostro tempo. Possiamo ancora una volta rivolgersi all'intercessione della Madonna che non ha dimenticato i suoi figli. E noi, con questa novena, invocheremo il suo aiuto. Noi siamo l'esercito di Maria, unito alla Regina delle Vittorie, e la Madonna di Guadalupe spazzerà via tutto il male dei nostri giorni, come ha già fatto. Invochiamo la benedizione di Dio su di noi e sulla nostra famiglia, mentre confidiamo le nostre intenzioni all'intercessione di Nostra Signora di Guadalupe e del suo messaggero San Juan Diego, San Michele Arcangelo e San Giuseppe suo sposo. Rimaniamo protetti nel Sacro Cuore di Gesù e nel Cuore Immacolato di Maria e nel Cuore più puro di San Giuseppe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora ascoltami, figlio mio, il più piccolo, e riponilo nel tuo cuore. Il tuo cuore è turbato, ma tu non ti affliggere per niente. Nessuno di questo genere di mali deve essere per te motivo di preoccupazione. Sono qui io, tua mamma. Sei sotto la mia protezione. Io sono la tua salute, la fonte della tua gioia. Tu sei nel mio cuore. Di che altro hai bisogno? Non darti dunque più pena. Le parole della Vergine Santissima di Guadalupe a San Juan Diego. O Vergine Madre di Dio, ci affidiamo alla tua protezione e imploriamo la tua intercessione contro le tenebre e il peccato che sempre più avvolgono il mondo e minacciano la Chiesa. Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, ti ha dato a noi come madre quando è morto sulla croce per la nostra salvezza. Così anche nel 1531, quando le tenebre e il peccato ci assediavano, egli ti inviò come Nostra Signora di Guadalupe sul Tepeyac per condurci a lui, che solo è la nostra luce e la nostra salvezza. Attraverso le tue apparizioni sul Tepeyac e la tua presenza costante con noi sul manto miracoloso del tuo messaggero San Juan Diego,
milioni di anime si sono convertite alla fede nel tuo Figlio Divino attraverso questa novena e la nostra consacrazione a te. Imploriamo umilmente la tua intercessione per la conversione quotidiana della nostra vita a Lui e per la conversione di altri milioni di persone che ancora non credono in Lui. Nelle nostre case e nella nostra nazione, guidaci a colui che solo vince sul peccato e sulle tenebre in noi e nel mondo. Unisci i nostri cuori al tuo cuore immacolato affinché trovino la loro vera e duratura dimora nel sacratissimo cuore di Gesù. Guidaci sempre nel pellegrinaggio della vita verso la dimora eterna con Lui, così che i nostri cuori uniti al tuo possano sempre confidare nella promessa salvifica di Dio, nella sua misericordia incessante verso tutti coloro che si rivolgono a Lui con cuore umile e contrito. Attraverso questa novena e la nostra consacrazione a te, o Vergine di Guadalupe, conduci tutte le anime in America e nel mondo al tuo Divin Figlio, nel cui nome ti preghiamo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Guadalupe, prega per noi. La Madonna apparve per la prima volta all'Indio il 9 dicembre 1531 con l'aspetto di una giovane meticcia avvolta in abiti che brillavano come il sole. Dopo essersi presentata come la Vergine Maria, gli ordinò di recarsi dal Vescovo e di dirgli che avrebbe dovuto erigere una chiesa sulla collina. Dopo la prima reazione incredula da parte del religioso, la Madonna apparve nuovamente a Juan Diego, incoraggiandolo a tornare l'indomani a parlare con lui e a convincerlo. Il vescovo si mostrò ancora scettico e pretese un segno. La Madonna apparve per la terza volta all'Indio, promettendogliene uno per l'indomani, ma nei giorni seguenti Juan Diego non poté recarsi sulla collina perché doveva assistere uno zio malato. Grazie per aver pregato con noi. La Vergine di Guadalupe sa che i nostri cuori e la nostra preghiera sono con lei, che tutto può contro il male. Il secondo giorno della novena sarà pregato il 12 aprile. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.